Presidente, annuncio il voto favorevole anche del nostro gruppo. In realtà quello che è stato detto è anche la verità, nel senso che questo articolo 1 conteneva e contiene quello che già in commissione si era detto che era la novità di questa legge, cioè tutto l'apporto che si pensava di dare a questa legge era l'inserimento, cosa che poi è avvenuta, tra i componenti dell'osservatorio anche del rappresentante della DIA. Esprimiamo soddisfazione anche per la formula che è stata trovata rispetto alla nostra richiesta, cioè quella dell'invito a partecipare anche a un membro della DDA, e ancor più saremo soddisfatti se l'ordine del giorno che abbiamo predisposto, che invita proprio la Giunta ad attivarsi per ottenere quindi un'intesa, un protocollo con la DDA, quindi, per poter poi effettivamente inserire il rappresentante nell'organico dell'osservatorio. Questo completa un po' quella lacuna che avevamo detto che non poteva essere fatto se non si risolveva se non si avanzava questo passo. Per il resto, a soddisfazione anche per la questione della relazione, che non è un provvedimento draconiano, come dicevo prima, ma anche una presa d'atto abbastanza dolorosa del fatto che poi possono essere anche in qualche modo individuate carichi di vertice, figure importanti come quella del direttore dell'osservatorio, però poi dopo bisogna che queste persone si diano da fare per rendere un'attività effettiva. Quindi quella della relazione con i punti che sono stati letti e che forse messi a paragone con le altre funzioni effettivamente svettano, sono i più importanti, beh, non consegnarla proprio o ritenere che possa essere anche una mancanza su cui ci si può passare sopra è abbastanza irresponsabile. Quindi siamo convinti di questo emendamento, che adesso diventerà parte della legge, e quindi questo complesso di modifiche aumentano lo spessore di una legge che nel momento in cui era stata entrata in aula non aveva effettivamente grandi aspetti di novità o di importanza. Grazie. Grazie.